Ciao a tutti, sono Simone e vi presenterò ora le iniziative del mese di maggio all'Informa Giovani. Mi Generation, verso il Forum delle Politiche Giovanili. Il Forum delle Politiche Giovanili è un'iniziativa del settore tempo libero che si svolgerà dal 17 maggio al 30 settembre 2013. Se vuoi partecipare con le tue proposte, dai un'occhiata al bando pubblicato sull'home page dell'Informa Giovani. Il termine di consegna è il 12 maggio 2013. Vuoi andare a quel paese gratis? Vieni all'Informa Giovani, dove troverai uno sportello di consulenza dedicato al servizio volontario europeo. Potrai avere informazioni utili per inviare la tua candidatura e indicazioni su come scegliere il progetto più adeguato a te. Prosegue l'attività di G-Lab, laboratorio di cittadinanza urbana, dedicato al tema della cittadinanza. Vengono organizzati anche incontri mensili culturali, come seminari e dibattiti, ma anche proiezioni di film, DJ set, mostre artistiche e installazioni. G-Lab è aperta al pubblico tutti i mercoledì, i giovedì e i venerdì dalle 14 alle 18 fino al 30 settembre 2013. Light Up. Se hai bisogno di maggiori informazioni sul mondo del volontariato e vuoi scoprire quali opportunità ci sono a Milano, Light Up ti offre un colloquio di orientamento personalizzato presso l'Informa Giovani. L'arte di strada Milano. Sei un artista di strada? All'Informa Giovani puoi trovare lo sportello artisti di strada da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16. Vuoi prenotare degli spazi per esibirti? Con Strada Aperta, il portale creato dalla Federazione Nazionale Arte di Strada, puoi farlo. Nuovi orari all'Informa Giovani. Ricordati che l'Informa Giovani ha nuovi orari di apertura, da lunedì al giovedì dalle 12 alle 18 e il venerdì dalle 14 alle 18. Per quanto riguarda le altre segnalazioni, venerdì 10 maggio al Teatro Franco Parenti si terrà la Festa dell'Europa, una giornata dedicata all'anniversario della Dichiarazione Schuman e dell'Anno Europeo del Cittadino. Gli eventi in programma sono la Stanza delle Meraviglie, riservata agli studenti delle scuole secondarie, un aperitivo per scoprire l'Europa, durante il quale Federico Taddia, giornalista di Radio 24, propone un percorso dedicato alla scoperta delle opportunità di studio e di lavoro offerta agli studenti e in cui ci sarà un confronto sulle esperienze e sulle possibilità per guardare e conoscere un'altra Europa. E infine Il cuore di Quixote, uno spettacolo di Jack Tessaro sulla figura di Don Quixote, il cavaliere errante dall'animo nobile, un percorso di suggestioni liriche sul tema di cuore in viaggio. Pazzia, coraggio, scoperta, amore, amicizia e diversità vengono raccontati attraverso la visionaria e poetica arte del teatro disegnato. Il Festival del Volontariato Giovanile. Il festival è dedicato a chi vuole scoprire e conoscere le opportunità di volontariato presenti a Milano e provincia. È un evento nuovo e divertente con musica, spettacolo, workshop e incontri. Si terrà il 25 e il 26 maggio. Grazie a tutti, a presto, ciao!